Fabio Quagliarella, che compie oggi 38 anni, tanti auguri al giocatore della Samp, ex Juventus, il solito contest, le domande, le risposte, i commenti. Partiamo? Siamo pronti. Vai. Ma partiamo, ragazzi, dai, non vedo l'ora, ormai è l'appuntamento quotidiano della nostra settimana. Proprio sì. Così. Allora, date un voto da 1 a 10 alla carriera calcistica di questo giocatore che è ancora in attività, che ha svolto sinora. Fabio Quagliarella, Francesco. Allora, io per quanto concerne il voto gli do un 7,5 tendente all'8, che è comunque un voto alto. Non vado oltre perché Quagliarella è stato un ottimo giocatore, però non me ne voglia lui, non è stato un campionissimo. Però parliamo di un calciatore che nella sua carriera e tuttora si sta facendo rispettare, perché parliamo di un calciatore che ha totalizzato 171 gol nella massima serie italiana, ha vinto 3 scudetti con la Juventus, ha giocato un mondiale, ha fatto varie esperienze e ha vinto una classifica a marcatori nell'epoca di Cristiano Ronaldo, quindi tanto di cappello a lui, però il voto è 7,5-8. Sì, sono d'accordo, anch'io stavo pensando anch'io quasi a un 8, però alla fine sono più sul 7,5. Gli è mancata secondo me qualcosina, soprattutto a livello di nazionale, no? Per dare poi un voto decisamente più alto, o forse anche a livello di grandi squadre, di grandissime squadre, nonostante i 3 scudetti con la Juventus, forse un pochino di continuità a quei livelli, però oggettivamente è un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano, quindi 7,5 sono d'accordo. Sì, lui capita in quell'Italia di Lippi 2.0 del 2010, sì, ci ricordiamo con quali risultati. Andiamo avanti, secondo quesito posto da Francesco ai suoi seguaci su Facebook: in quale veste lo vedreste meglio una volta appesi gli scarpini al chiodo? Francesco. Allora, io credo che lo vedremo ancora nel mondo del calcio, perché sì. Lui a pelle mi dà l'idea di avere l'attitudine proprio per stare in questo mondo, anche non da giocatore. Ce l'ha io proprio addosso. Come direttore sportivo. Bravo. Stavo per dire la stessa cosa. Uguale anch'io. Eventualmente come allenatore. Io più direttore sportivo. Più diplomatico. Se devo scegliere una delle due, io non so perché, ragazzi, perché poi è difficile dire una cosa del genere quando un calciatore è ancora oggi in attività, però lo vedo una persona seria, ma al contempo un ragazzo scaltro, nell'accezione positiva del termine, sia chiaro. E poi tra le altre cose lui è stato compagno di squadra anche di un ragazzo, un suo coetaneo, perché anche lui dell'83, che e sta facendo il direttore sportivo e lo sta facendo molto bene al Benevento, mi riferisco a Pasquale Foggia, che ha giocato con lui nell'Ascoli, quindi chissà se magari non potrebbe ripercorrere anche lui le orme in quella direzione lì. Il DS della Samp Fabio Quagliarella già suona bene, eh? Sì, ma sicuramente secondo me rimarrà nel calcio, io lo vedo benissimo da dirigente, proprio si è calzato su di lui il ruolo di direttore sportivo. Mi dispiace però, Alberto, che ti ho bruciato la risposta, però è positivo te che la vediamo in però, esatto, modo. Poi sì, guarda, sì. Meglio due pareri favorevoli. Ma l'ho detto anch'io dirigente, anche lui, perché è quello che viene subito alla mente. Adesso, no? Adesso chiedi prima a me, così facciamo così, se no io la brucio lui piuttosto. Terzo, facciamo, invertiamo, una a testa, dai. La formula è variabile, un po' come ci pare a noi. Allora, concordate con Francesco Del Piero, concordi con Francesco Del Piero, sì. Buffon, Pirlo, Chiellini, Cannavaro, Vidal, Bonucci, oh, Gesù. Di Natale, Tevez e Pogba siano stati sui 10 compagni di squadra più forti di sempre. Guarda, tra due nazionali. Su due piedi ti dico sì, ma dovrei un attimo ragionarci. Su due piedi ti dico di sì. Allora, sì, di difensore ci hai messo Chiellini, Cannavaro, Chiellini, Bonucci. Cannavaro. Sì, qui potrebbe star Barzagli qua in mezzo, però anche. Assolutamente, ragazzi, però noi devo scegliere 10. Certo. In attacco hai messo Di Natale. Hai messo Di Natale, sì. Scientemente, no? Ma l'ho messo, ti spiego perché, Marco, perché i criteri sono stati tanti nella valutazione dei 10, perché comunque Di Natale, quel famoso tridente ad Udine, Di Natale, di Michele Quagliarella, ce lo ricordiamo tutti, era, se non vado errato, l'Udinese di Pasquale Marino, e quello è stato un Udinese che ha fatto letteralmente sognare i tifosi friulani. E poi Di Natale comunque in un certo senso rispetto a Quagliarella si è limitato, rimanendo a Udine è diventato una bandiera, però Di Natale a un certo punto poteva andare anche lui alla Juventus, visto che poi a te piacciono in particolar modo le cosiddette porte scorrevoli. Sì, Quagliarella ha avuto un percorso diverso, però Di Natale ci sta assolutamente. Sì. Se ti devo dire i grandi esclusi, sicuramente Barzagli, e me ne dispiace, ma ci rientra assolutamente nei 10. E poi subito dopo sicuramente mi viene in mente Mirko Vucinic, con cui è stato compagno di squadra alla Juventus, e nella sua esperienza al Napoli ci darei
Marek Hamšík, che è stato un grande giocatore nell'era moderna dei partenopei, e il Pocio Lavezzi. Eh beh sì, quello era un Napoli che viaggiava, E Claudio Marchisio, Claudio Marchisio. Ovviamente c'è anche il Principino. Andiamo avanti. Sapevate che la maglia numero 27 indossata praticamente per tutta quanta la sua carriera è un omaggio in memoria del suo amico Nicolò Galli, giocatore scomparso nel 2001, figlio d'arte di Giovanni. Sì. Francesco. Sì, io poi quando parlo di queste cose, anche se il momento è divertente, di rilassamento, ho anche i brividi, perché poi parliamo di un ragazzo che ha perso purtroppo la sua vita prematuramente in quel tragico 9 febbraio del 2001. Io ricordo perfettamente quella giornata e tra le altre cose ce l'ho in memoria perché ero con un mio amico che non c'è più neanche lui, quindi mi fa effetto parlare un po' di questa cosa qui. E Niccolò Galli e Fabio Quagliarella erano molto legati perché avevano fatto tutta la trafila delle under insieme, avevano fatto under 16, under 17, under 18 dell'Italia. C'era un profondo legame e quindi Fabio, per omaggiarlo nell'arco di tutta quanta la sua carriera, ha indossato la maglia che Niccolò, nella sua unica stagione in Serie A con il Bologna, indossò e portava la maglia numero 27. Ricordiamo che poi lui era una grande promessa perché giocò nelle giovanili della Fiorentina, nelle giovanili dell'Arsenal e se ne parlava un gran bene. Però poi, indipendentemente da quella che sarebbe potuta essere o meno la sua carriera calcistica, parliamo di un ragazzo che se n'è andato prematuramente, tragicamente, e tra le altre cose figlio di chi respira calcio e di una gran persona per bene come Giovanni Galli. Esatto. Tra l'altro, nell'epoca in cui Giovanni Galli giocò al Toro, ti ricordi? Io lo conobbi personalmente, Nicolò, ci giocai anche a calcio insieme e quindi mi fece 3-4 volte più effetto leggere poi la notizia nel 2001, perché era un ragazzo... un ragazzo che ho avuto modo di conoscere direttamente, quindi puoi immaginarti quando ho letto quella notizia, ero ragazzino, aveva un anno più di me, se non erro, dell'82, e quindi quando lessi quella notizia nel 2001 ci rimasi, per tutto il giorno ci rimasi veramente di sasso. Eh sì, allora andiamo avanti, quinto interrogativo. Vi sarebbe piaciuto vederlo giocare Quagliarella anche in una squadra di Premier League? E se sì, quale? Albi? Complicato. Inizia tu, io intanto rifletto. Allora io non so perché ci sono giocatori che io, fantasticando con la mia mente, vedo con determinate maglie. Sì. Che poi la cosa clamorosa diremo tutti la stessa. Diremo tutti la stessa. È di Londra? Non dico niente. L'Arsenal. Però non vale perché ce ne stanno 10 a Londra. Infatti, per essere tutto e niente. Io sospendo il mio. Per me è il Newcastle. Allora, guarda, non lo so. Andiamo con ordine. Non allora so. Ti dico la suggestione in assoluto che ho più di tutte quante è con la maglia del West Ham, perché sono arrivati tanti italiani su tutti, Paolo Di Canio. È vero, e sì. Poi ce lo vedo Quagliarella vestito di Claret and Blue. Però anche Newcastle, perché l'ho specificato anche nelle risposte che ho dato ai miei follower. Però la cosa clamorosa è che io pensavo il West Ham e quasi tutti hanno risposto il West Ham. È clamorosa questa cosa. Per Di Michele forse, sai, anche potrebbe essere. Ci può stare, Allora, sono stati in tanti gli italiani con alterne fortune su tutte, Paolo Di Canio, poi c'è stato Di Michele, c'è stato anche Marco Boriello che fece praticamente una toccata e fuga, Bonna, anche se non erro. Diamanti. Sì. Sì. Tanti. Sì, diciamo, insomma, io me lo immaginavo anche all'Arsenal così come spirito combattivo, però non l'abbiamo mai visto in quel campionato e chissà, che non credo che voglia fare questo tipo di esperienza. Però allora andiamo avanti. Sì, punto numero 6, eccoci. Quale riteniate sia stato tra i tanti il suo gol più bello in assoluto? Questo è facile. Io me ne ricordo uno da 80 metri, da centrocampo, probabilmente uno di quelli. Allora, io dico il tacco clamoroso che fa contro il Napoli. No, per me invece quello centro... Adesso vado... Te lo dico io, ti vengo in ausilio io. Vai. Allora, il gol a cui ti riferisci te era, tra le altre cose, la mia risposta, e oggi siamo in totale sinergia. Veramente. Tu stai parlando del gol che realizzò nella stagione 2006-2007 con la maglia della Sampdoria al Bentegodi contro il Chievo, dove lui... Bravo. Prende il pallone di destro, tira praticamente da centrocampo e trafigge l'estremo di che mi ricordò molto un gol di Mascara, forse, non so se hai memoria di un gol simile a quello di Mascara
Probabilmente al derby con il Palermo. Esatto, derby col Palermo. Che qualità. Con la maglia del Catania. E quello è un gol incredibile, soprattutto per averlo pensato. Poi è realizzato, ma già solo da centrocampo ti giri e ti rimporta, sei matto. Però gol incredibile. Abbastanza. Incredibile. Che dire sui gol di Quagliarella? Tutti belli, ragazzi. Quagliarella è un giocatore che fa gol belli. Non pensi neanche, è vero. Ce l'hai dentro. Tra l'altro, il gol che avrebbe potuto fare contro la Juve era comunque un grandissimo gol. Cioè, quello che gli ha murato Chiellini scivolata sarebbe stato un grandissimo gol. Io credo che se fosse passato il tiro sarebbe entrato. Sì. Non credo che Szczęsny avrebbe avuto il tempo per provare o intuire la parata. Detto questo, come ha stoppato quella palla che non era per nulla facile, si è girato, mezza rovesciata, complimenti a Quagliarella. Per come si è coordinato, come ha messo giù la palla e come ha centrato la porta immediatamente. Spesso, se voi vi ricordate, gol spettacolare di Quagliarella. Sì, un giocatore. È un attaccante che fa bei gol. Che fa bei gol, sì. Oltre che pesanti, sì. Qualche volta. Tra le altre cose, c'era una canzone dei tifosi del Napoli che ci diceva proprio questo. Lui una rete normale proprio non la sa fare. È vero. Non gli piace, piuttosto la sbaglia, prende il palo. Però è vero, nelle corde ha solo gol belli.